Benissimo, eccoci qua. Allora, promesso, promessa mantenuta, Luciano Capone e Carlo Stagnaro con noi per parlare di questo libro. Questo libro l'ho letto in 24 ore, dico soltanto questo. Il libro è disponibile su, ovviamente, in libreria, come dicono quelli bravi, nelle migliori librerie e anche su tutte le piattaforme di e-commerce, rigorosamente gratuitamente, giusto? Ciao Carlo. Rimborsiamo il 110% a chi acquista. No, con un credito Luciano, rimborsa Luciano. con un credito di imposta da scontare non so dove. Allora, sì, parleremo del libro, ma sarà anche l'occasione per fare un po' di riflessioni su che poi gli autori fanno durante tutta lo scorrere del libro, su perché e come si è arrivati a questa sciagura, a questo buco, a questa follia collettiva. Io l'ho definita l'altro giorno una sorta di allucinazione, perché finché si allucinano i politici sulla spesa pubblica non c'è grande novità, però l'allucinazione è stata trasversale anche attraverso studi, analisi. Io ci metto dentro anche l'ufficio parlamentare di bilancio, che non è stato secondo me abbastanza duro quando poteva essere duro, la ragioneria generale dello Stato, e poi su questo vi solleciterò, perché voi dedicate le conclusioni ad una proposta che trovo molto interessante, di cui vorrei discutere con voi, e cercheremo di capire perché l'Italia genera questi mostri. Adesso mando la sigla e poi cominciamo a chiacchierare noi tre. Allora, io partirei da un'affermazione che condivido totalmente, fatta dall'onorevole Agostino Santillo, che voi avete incrociato a Omnibus, credo ieri mattina forse. Domenica. Domenica, ok. Allora, l'affermazione dell'onorevole Santillo, che io ripeto, sottolineo, condivido totalmente, è la seguente. L'ha scritta in un post su Twitter, su X. Il superbonus ha subito la più grande campagna di disinformazione della storia repubblicana. E io lo sottolineo perché effettivamente non credo di aver mai visto tanta disinformazione sul superbonus. E qui passo la palla a voi. A chi? A chi vuole. Vai Carlo, eccellenza agli anziani. Ecco, vabbè. Io anziano, lui paga, quindi va bene, insomma, sempre meglio del contrario. No, beh, mi sembra una cosa abbastanza l'inevitabile punto di partenza di questa discussione. In fondo, se questo libro esce e se esce oggi, è perché con Luciano, essendoci occupati, avendo seguito il tema del superbonus da subito, da quando si è cominciato a discuterne, abbiamo avvertito in qualche maniera l'esigenza, da un lato, di rimettere tutto in fila, perché nella storia, pur apparentemente breve, del superbonus, che dura circa tre anni e mezzo, sono successe talmente tante cose che anche chi lo ha seguito con maggiore attenzione alla fine rischia di perdersi dei pezzi nella ricostruzione. Ma dall'altro lato anche un'insoddisfazione, perché abbiamo la percezione che non sia trattato con la dovuta attenzione. L'attenzione che sarebbe dovuta a una misura che è costata
assieme agli altri bonus edilizi, circa 220 miliardi di euro, cosa che ne fa il più grande per dimensioni esempio di politica industriale letteralmente della storia del nostro paese, una misura che ha prodotto un buco di bilancio, nel senso che il costo ex post è stato superiore al costo stimato di circa 150 miliardi di euro, il che ne fa il più grande buco di bilancio non solo della storia del nostro paese, ma quantomeno della storia europea dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse anche prima, e che ha avuto questo trattamento perché in fondo un po' tutti, almeno dal punto di vista politico, ne erano e ne sono stati coinvolti, nel senso che tutti i partiti che hanno sostenuto i governi Conte 2 e Draghi, e poi anche Meloni, che è quello che è dovuto correre ai ripari, quando era il momento hanno votato a favore del superbonus, e tutti questi stessi partiti non solo hanno votato a favore del superbonus, ma hanno attaccato quelli che in quel momento si trovavano al governo, quindi col Conte 2, Partito Democratico, quella che oggi è Alleanza Verdi Sinistra, il Movimento 5 Stelle, quando c'era il governo Draghi, tutti questi, più la Lega e Forza Italia, hanno attaccato il governo non perché stava spendendo senza criterio, ma perché non stava spendendo abbastanza. Hanno attaccato il governo non perché regalava il rifacimento della casa o della facciata a chi non ne aveva bisogno, ma perché non lo regalava ad abbastanza persone, o perché rimborsava una quota troppo bassa o giudicata insufficiente dei costi. Ecco, la somma di tutto questo, l'effetto di tutto questo, sono i numeri che ricordavo prima e che vincolano la politica economica e la politica di bilancio del paese per i prossimi anni, in senso stretto, almeno per i prossimi 4-5 anni, in senso più ampio, attraverso il debito per i prossimi molti anni, se non decenni, e tutta questa roba qua meritava di essere appunto rimessa in fila, approfondita, raccontata e anche studiata in fondo. Sì, perché questo è uno di quei libri che io leggo, diciamo, conoscendo già il finale, no? Conoscendo l'assassino, che non è il maggiordomo in questo caso, ma è un po' come nei romanzi di Agatha Christie, sono tutti colpevoli, c'è qualcuno che è più colpevole di un altro, però fondamentalmente tutti i partiti politici sono colpevoli, perché voi ricordate come tutti i partiti o ben l'hanno votato o quando non erano in Parlamento in quella primavera estate del 2020 l'hanno poi in qualche modo difeso, e quando qualcuno tentava di metter mano, di porre un freno a questa spesa pazza, si mettevano più o meno di traverso, quindi ci sono tanti colpevoli. E dicevo, voi avete il libro, ha il grande pregio di mettere in fila tutti gli aspetti che hanno riguardato la vita del superbonus, gli aspetti di finanza pubblica naturalmente, gli aspetti relativamente all'efficientamento energetico, gli aspetti di carattere politico e gli aspetti di carattere, diciamo così, mi verrebbe da dire di controllo, che è mancato. Poi, ripeto, su questo voglio aprire proprio una parentesi, perché è un punto a cui tengo tantissimo. Ecco, sulla parte, diciamo così, propriamente politica, Luciano, Draghi forse ha delle responsabilità, però si accorge che qualcosa non funziona, si accorge che qualcosa non va bene. Voi ricordate nel libro alcune prese di posizione davanti ai parlamentari di Draghi. Lì forse la stampa non fece benissimo il proprio lavoro, perché si concentrò su alcuni passaggi che erano quelli relativi alle truffe, e lì la risposta, ricordo bene, che fu data dalle forze politiche: ma le truffe non sono generate dal superbonus o soltanto dal superbonus, sono prevalentemente sul bonus facciate, che non valeva meno peraltro. Beh, diciamo, su questo io mi ricordo feci un pezzo sul Foglio, proprio appena iniziò il governo Draghi, sulla base del suo discorso iniziale, ma anche del famoso discorso, diciamo, che poi gli si è un po' ritorto contro, quello sul debito buono e debito cattivo, che, diciamo, se si prendeva sul serio quell'affermazione, diciamo, la prima cosa che avrebbe dovuto fare Draghi, seguendo i suoi passaggi, scrisse questo pezzo, era fine gennaio, inizio febbraio mi pare del 2021, avrebbe dovuto eliminare il cashback e il superbonus, che erano in netto contrasto con le cose che diceva.
Naturalmente non l'ha fatto solo per cashback, dovete fare una dura battaglia, costava tantissimo, ma complessivamente valeva pare 3 miliardi l'anno, 3 miliardi l'anno valeva meno di un mese di super bonus, quindi come quello era tantissimo, ma il super bonus era enormemente di più. E questo fa capire anche una cosa, che in Italia quindi le stupidaggini, gli errori piccoli sono più facili da correggere di quelli enormi. Cioè c'è stata molta più attenzione, ma anche nei controlli, poi il passaggio che tu vuoi approfondire, tecnici, diciamo, di valutazione dei costi, su il bonus tapparelle, il bonus rubinetti, il bonus monopattini, sui banchi a rotelle che sono stati, non voglio sminuire, sono stati uno sperpero enorme, 300 milioni. Ma 300 milioni sono uno o due giorni di super bonus, mentre su una cosa così enorme c'è stata non solo una disattenzione, ma anche una voglia completamente trasversale da parte della politica, e non solo, poi ci sono tutti aspetti che noi analizziamo, diciamo, di tutti gli altri attori sociali non politici, perché non vuole essere, come sono un libro un po' populista per dire sono tutti colpevoli, che poi è anche la formula che usano i responsabili per dire ma l'abbiamo voluto tutti, cioè questa cosa diventa anche una formula autoassolutoria per dire vabbè, alla fine sì, l'ho votato io ma anche tutti gli altri, no? Quindi diventa... Viene da dire craxiana, però esatto, sono ricordi che dovuti alla mia grande età. E quindi diventa una formula quasi, diciamo, autoassolutoria. Draghi ha un doppio ruolo, cioè il governo Draghi, nella nostra ricostruzione. Inizialmente, diciamo, è uno dei responsabili del funzionamento del super bonus, nel senso che questi qui l'avevano fatto, ma l'avevano fatto, era una pessima idea che funzionava male, cioè non riusciva a funzionare. E Draghi gliela giusta, cioè come dire, l'ha fatta diventare una pessima idea che funziona bene, come dire, è stata una competenza al servizio del male in un certo senso, perché nella prima fase del suo governo, siccome tutti spingevano sul super bonus, c'era ancora la ripresa, siamo nel 21, quindi è l'inizio del 21, è l'anno della ripresa, e quindi c'era la convinzione che il super bonus fosse fondamentale per la ripartenza, fa dei decreti di semplificazione per ridurre tutta una serie di passaggi burocratici che impedivano il funzionamento del super bonus, che viene approvato a metà del 2020, a maggio, ma poi inizia a essere speso nella seconda metà del 21. Quindi parte in ritardo e parte grazie, diciamo, per colpa, per responsabilità del governo Draghi, che lo sblocca. Per quelli, diciamo, avevano pessime idee e non riuscivano a farle funzionare, diciamo, quello era il vantaggio in un certo senso del governo Conte. Però, diciamo, dopo che lo sblocca, nel governo Draghi ci si inizia a rendere conto che era un po' come, come dire, un genio malefico che è uscito dalla lampada, no? E quindi già nell'estate corre rapidamente questa spesa e va quasi fuori controllo. Già a settembre Daniele Franco inizia a fare le prime critiche, che era il ministro dell'economia, al super bonus, al fatto che fosse una moneta fiscale, che fosse pericoloso e che fosse insostenibile. E poi si arriva a novembre, dove c'è il famoso decreto antifrodi, con cui, diciamo, io faccio anche un pezzo per criticare quella misura, perché si concentrava solo sulle frodi, cioè diceva il super bonus in sé va bene, facciamo una norma almeno per evitare le frodi, e le frodi sono state una cosa enorme, senza precedenti nella storia della Repubblica. Alla fine sono stati circa 15 miliardi di euro di frodi, il 7% di tutti questi crediti edilizi, che è una cosa abnorme, e Draghi voleva almeno impedire le frodi, diciamo, attraverso maggiori controlli sulla cessione del credito, limitandone la diffusione, perché quello era un sistema con cui ognuno si inventava fatture e crediti che poi riscuoteva cedendoli ad altri, quindi si chiedevano soldi per lavori mai fatti su case mai esistite, diciamo. Però il tema si concentrava sulle frodi e non sul super bonus in sé, che non era efficace, e anche quella piccola stretta veniva, voi dovete fare Draghi una fatica enorme per limitare le frodi, perché erano i lacci e lacciuoli a questo bazooka della crescita, dell'economia, delle cose, quindi dalla maggioranza, dall'opposizione, 5 Stelle,
e diciamo, tutta, dopo la prima fase in cui sblocca, diciamo, i crediti edilizi, tutta la storia, l'anno successivo del governo Draghi, è uno sforzo per, come dire, rimettere il genio, diciamo, nella lampada, che non riesce fino alla caduta del governo. Quindi lui fa sempre posizioni più forti pubbliche di condanna del superbonus, ci ricordiamo tutti, al Parlamento europeo, nel Parlamento italiano, nelle conferenze stampa di fine anno, Daniele Franco, e tanto più sono vocali, diciamo, nella manifestazione pubblica di contrarietà al superbonus, più sono impotenti nel poterlo limitare, che hanno tutto il Parlamento completamente a favore, e quindi era impossibile. Poi c'è un passaggio in cui ho fatto un'intervista a Francesco Giavazzi, che era un consigliere, oltre che amico di Mario Draghi, in cui lui un po' rivede criticamente quella cosa e dice: sì, ma non potevamo fare niente, cioè alla fine dovevamo solo dimetterci, cioè l'alternativa era dimettersi o no. Dice però: gli accordi col Presidente della Repubblica, sulle cui basi era nato il governo, diciamo, lo impedivano, che il governo era nato per la ripresa, il Covid, c'era il PNRR, insomma, tutte le altre questioni che sappiamo. Poi ovviamente uno può liberamente avere l'opinione che insomma, avrebbe dovuto dimettersi, oppure no, se ha fatto bene ha fatto male, però questa è un po' la storia, diciamo, e le responsabilità che abbiamo ricostruito del governo Draghi. Mi fa in mente anche un'altra cosa. Sì, giusto, l'alternativa era sicuramente quella di dimettersi. Ricordiamo sempre che qualunque governo tecnico, sembra quasi inutile ricordarlo, ma in Italia nulla è inutile, dipende dal voto parlamentare. Se il voto parlamentare ti va contro, tu devi, appunto, hai l'arma delle dimissioni. Però ricordiamo che dovevamo uscire comunque da una situazione di grandissima difficoltà legata agli effetti della pandemia, alla gestione della pandemia e alla pandemia stessa. E c'era un mandato preciso, e Luciano ci ricordava quali fossero i tre punti cardine del mandato a Mario Draghi. Però c'è anche alla fine, inevitabilmente, se si vedono poi discorsi a luglio, mi pare, del 22, quando cade Draghi, di fatto cade sul super bonus, quando in tutta quella trattativa poi chiedono quasi una sponda, Conte non vota la fiducia, ma chiede quindi un braccio teso a Draghi per poter riconciliare, e invece lui ci va ancora più giù duro, dicendo che è colpa di chi l'ha fatto, se questo super bonus non funziona, se eccetera eccetera, e lì, diciamo, c'è lo cosiddetto showdown, cioè non va in Parlamento a tendere la mano per riconciliare, ma si rompe su questo. Il tema è: avrebbe dovuto farlo prima e ci saremmo risparmiati un sacco di debiti, oppure c'erano altre priorità, e quindi poi le valutazioni, ognuno fa le sue. Nessuno conosce la risposta. L'altra cosa è questa. Allora, una cosa che mi colpì subito, e ricordo che forse proprio con te, Carlo, ne parlammo durante una delle nostre chiacchierate, una delle nostre puntate, il fatto che il superbonus ha costituito un'allucinazione. Sì, per l'Italia, ma non soltanto per l'Italia. Cioè, ricordiamo una piccola parte rispetto al montante, alla montagna di finanziamento del superbonus, di cui non conosciamo ancora il conto totale, entra nel PNRR. Cioè, anche in Europa c'è stato un abbassamento della guardia rispetto a queste misure di spesa. È dovuto, e se è dovuto, quanto alla transizione energetica, alla transizione green, che ha fatto abbassare la guardia o umiliato molte scelte di politica economica? Beh, io credo che ci siano due aspetti qua dentro. Il primo è legato al, anzi tre aspetti. Il primo è legato a quello che diceva Luciano: Superbonus nasce nella fase in cui ci si interrogava su come far ripartire il paese, e in un momento in cui, ricordate, l'Italia era stato l'unico paese d'Europa a introdurre una misura come il blocco dei licenziamenti durante i lockdown. E quindi c'era in quel momento il timore che quando saremmo tornati alla normalità, questa normalità avrebbe coinciso con una sorta di licenziamento di massa di lavoratori che erano stati trattenuti dalle imprese soltanto perché non potevano lasciarle a casa. Cosa che poi non si è verificato. La cifra che circolava era fra 1,5 milioni e 2 milioni di nuovi disoccupati.
cifre incredibili. Ecco. Quindi uno degli obiettivi del super bonus, oltre a stimolare la ripresa post-pandemica, era quello di farlo aumentando, così, cioè, mettendo benzina nel motore di un settore come quello dell'edilizia, che è caratterizzato da elevata intensità di lavoro. Quindi l'idea era tutti quelli che perderanno il lavoro, da cameriere, da operaio, da impiegato, andranno a costruire case o a ristrutturare case. E tutto questo accadeva in un momento, in una fase della storia europea, in cui ogni vincolo alle politiche di bilancio era stato rimosso, perché avevamo sospeso il patto di stabilità e crescita, quindi nessun limite sostanziale al deficit, e neppure la pressione dei mercati, perché c'era la Banca Centrale Europea che aveva messo l'ombrello sulla testa di tutti, e sospensione delle regole sugli aiuti di Stato attraverso il cosiddetto quadro temporaneo degli aiuti di Stato, quindi sostanzialmente carta bianca ai governi che spendessero quanto volevano, patto di stabilità, e dove volevano aiuti di Stato. Quindi il primo elemento è che l'Unione Europea esercitò un controllo modesto perché si era autovincolata a non esercitare un controllo reale sulle spese degli Stati in quel momento. Secondo elemento è quello che ricordavi tu. L'ombrello, il cappello europeo, il veicolo europeo che si decise di utilizzare per stimolare la ripresa, che poi sarebbe diventato Next Generation EU e quindi il PNRR e i PNRR dei paesi europei, aveva a che fare con la retorica e la sostanza della doppia transizione, transizione ecologica e transizione digitale. E peraltro dentro questa politica, l'efficienza energetica è uno dei pilastri già da prima del Covid, no? Noi abbiamo a livello europeo, oltre agli obiettivi sulla riduzione delle emissioni, sull'aumento delle rinnovabili, un obiettivo specifico sull'aumento dell'efficienza energetica. Dentro l'efficienza energetica, i consumi da parte degli edifici ai fini principalmente del riscaldamento e del raffrescamento sono gran parte dei consumi di energia e gran parte delle emissioni del comparto domestico. Quindi in qualche maniera c'era un pregiudizio positivo verso tutte quelle misure che venivano raccontate come strumentali a migliorare l'efficienza energetica in un settore complicato e a ridurre le emissioni. Infine, terzo punto, tu hai detto una piccola parte del PNRR, piccola parte, cioè 14 miliardi di euro, se raffrontata al costo ex post del super bonus, che varia a seconda di quello che ci metti dentro, dai 150 ai 220 miliardi di euro. Ma in quel momento doveva essere una grande parte del PNRR, se non ricordo male, ora sto andando a memoria, Luciano mi corregge se sbaglio, la stima in quel momento era che tutto il PNRR sarebbe costato 30 miliardi di euro, di questi 30 circa la metà. Ma tutto il PNRR? 195? Tutto il super bonus va a costare 30 miliardi di euro, di questo circa la metà, cioè 14 miliardi, avrebbero dovuto arrivare dall'Unione Europea. Io credo che né a Roma né a Bruxelles nessuno si fosse reso conto della drammatico errore di stima che si sta effettuando in quel momento. Cosa singolare, perché normalmente i servizi della Commissione sono molto attenti nel far le pulci alle stime e ai conti dei paesi un po' più allegri nella gestione della propria finanza pubblica. Con Luciano raccontiamo nel libro la vicenda che sembra risalire a un'era geologica fa, ma in realtà è di 5 anni fa, cioè alla legge di bilancio scritta nel 2018 per il 2019 dal governo giallo-verde, in cui quasi si arriva a uno strappo senza precedenti tra Roma e Bruxelles per 0,4% del PIL, cioè il governo voleva fare un deficit del 2,4% e la Commissione, come dire, tracciò la linea del piave sulla riga del 2%, poi ci fu la pantomima, ricordate, che si disse 2,04 perché sperando che la gente non cogliesse la differenza. E, però ecco, in quel contesto i servizi della Commissione si fidavano delle stime sul costo e implicitamente anche delle stime sull'efficienza di questo strumento. Poi tutto questo è scappato di mano. La cosa sorprendente è che mentre tutto questo è scappato di mano,
non c'è stata un'autocritica, non c'è stata una revisione, se non tardivissima da parte delle istituzioni tecniche italiane, ma non c'è stata e a oggi non c'è tuttora stata una autocritica o comunque un pronunciamento di qualunque tipo da parte della Commissione europea. Per carità, sono successe tante cose e la Commissione europea ha altre priorità, tra cui la propria stessa sopravvivenza. Però è abbastanza impressionante che nessuno a Bruxelles abbia detto in nessun documento che il superbonus era stato un disastro dal punto di vista contabile e uno spreco dal punto di vista ambientale. Sì, Carlo, perché qualcuno rivendica ancora i risultati comunque positivi, perché sì, magari è costato troppo, magari ci sono state un po' di truffe, però vuoi mettere il risparmio energetico che abbiamo ottenuto, perché poi si va in quella direzione, l'efficienza energetica è uno dei pilastri, come ricordo io. Questi 220 miliardi complessivi che non riguardano soltanto il superbonus, ma riguardano tutti i vari bonus edilizi che contemporaneamente insistevano sulla normativa, che cosa hanno prodotto? Mettiamo una parola fine a questa storia del risparmio energetico. Allora, la domanda è facile, la risposta è complicata, perché ovviamente stimare il risparmio energetico è a sua volta complicato, perché richiede, scusa la faccio un po' lunga, però perché richiede di sapere quanto avresti consumato e inquinato in assenza del superbonus, che tipi di interventi di ristrutturazione avresti fatto in assenza del superbonus e se l'energia che utilizzi per riscaldare e raffrescare casa tua, che oggi è per quanto riguarda il riscaldamento, quantomeno nelle case degli italiani, è prevalentemente il gas e quindi produce emissioni, ma magari un domani potrebbe essere qualcos'altro, quindi devi fare una serie di ipotesi su tutto questo. Facciamo tutte le ipotesi in assoluto più favorevoli al superbonus. Quali sono queste ipotesi? Primo, contiamo soltanto la quota del superbonus che è andata a finanziare l'efficientamento energetico, quindi non il sisma bonus, non le facciate, eccetera. E il costo di questa roba qua è attorno ai 120 miliardi di euro. Facciamo finta che nei prossimi 100 anni nessuno avrebbe ristrutturato casa senza superbonus e quindi tutti gli interventi di ristrutturazione siano dovuti al superbonus, e facciamo finta che nei prossimi 100 anni avremmo continuato a riscaldare la casa e a svolgere le altre attività, tra cui il consumo di energia elettrica, esattamente con le tecnologie di oggi. Cioè avremmo continuato a usare il gas, l'energia elettrica avrebbe avuto all'improprio interno una grossa componente di combustibili fossili, eccetera. Tutte ipotesi totalmente illogiche, no? Se noi prendiamo su queste basi la stima dell'Enea del risparmio energetico, nel 2022-23, la proiettiamo avanti per l'eternità e facciamo assunzioni molto generose sul valore di mercato dell'energia, delle emissioni risparmiate, eccetera, noi possiamo dire che sparando la bomba proprio alta, cioè stavo raddoppiando quella che potrebbe essere una stima più ragionevole, il beneficio ambientale del superbonus vale attorno a 1 miliardo di euro l'anno. Il che vuol dire, se la guardiamo da un punto di vista contabile, che il tempo di ritorno del superbonus è 120 anni. Probabilmente molte delle case ristrutturate non saranno neppure più in piedi tra 120 anni. Possiamo guardare le cose da un altro punto di vista, è quello che hanno fatto un gruppo di studiosi della Banca d'Italia, che noi riprendiamo ampiamente nel libro, i quali hanno utilizzato come criterio quello cosiddetto del costo sociale del carbonio, cioè cosa dice? Noi facciamo un'ipotesi su qual è il valore del danno che le emissioni producono attraverso il riscaldamento globale e tutte le sue conseguenze, e valutiamo se il superbonus è uno strumento efficiente o no, cioè se i costi sono in prima battuta, se i costi sono superiori o inferiori ai benefici. Secondariamente, se potrebbero esistere altri strumenti più efficienti. Bene, quello che trovano questi studiosi è che praticamente sotto tutte le ipotesi il superbonus non è mai efficiente, cioè costa più dei benefici che produce. L'unico modo in cui tu gli puoi fare in modo che i benefici siano superiori ai costi è facendo due assunzioni che ti faranno un po' ridere. La prima è che il costo sociale del carbonio si aggiri tra i 6 e i 700 euro a tonnellata. Oggi il valore della CO2 viaggia, diciamo, dai 50 ai 100 euro a tonnellata. Il secondo è, su un orizzonte plurisecolare, il tasso di sconto sia del 2%.
Cioè, per me un euro oggi equivale a 1,02 euro l'anno prossimo. Provate ad andare in banca a chiedere se vi fanno un mutuo al 2% e vedrete che risultati ottenete. Sotto queste ipotesi, che sono entrambe, il tempo di ritorno del super bonus, cioè tempo in cui si ripaga grazie ai suoi benefici ambientali, se non ricordo male, è attorno a 45 anni, cioè a sua volta un tempo di ritorno superiore alla vita tecnica di buona parte degli investimenti che sono stati sostenuti dal super bonus. Pannelli fotovoltaici vivono 20-25 anni, gli infissi non durano 40 anni, forse i cappotti in alcuni casi possono durare all'incirca 40 anni. Ecco. Però diciamo così, anche sotto le ipotesi più inverosimilmente favorevole al super bonus, questa è una misura assolutamente inefficace e inefficiente. Esatto, spero che sia chiaro. Comunque nel libro poi si trovano tutte queste, no? Citando gli studi che sono stati fatti, si trovano l'utilità del libro è anche questa, no? Di avere fissato alcune cose, perché poi questo dibattito, ai noi, non si concluderà con questi numeri che pure oramai sono abbastanza incontrovertibili. C'è un altro aspetto, secondo me non adeguatamente sottolineato dal dibattito pubblico, che però a me inquieta molto. E cioè, voi giustamente ricordate come in quel periodo, o come nel periodo immediatamente precedente al decreto rilancio, il decreto 34, qualcuno in Parlamento tentò di introdurre una nuova moneta, vale a dire i mini bot. Beh, dove Borghi non è riuscito, anche se quel maledetto emendamento, io mi prendo un pizzico dei meriti, perché una volta che arrivò la notizia, mi arrivò, ricordo, era quasi ora, o circa ora di pranzo, mi attaccai al telefono e chiamai 4-5 parlamentari per dire: oh, ma che cazzo avete fatto? E le risposte che mi diedero furono anche, diciamo così, credibili, perché mi dicevo: io non sapevo che cosa stavo votando, ma il capogruppo mi ha detto di votare così e io ho votato. Quindi dove non riuscì Borghi, perché poi quel provvedimento fu ritirato, è riuscito di fatto con il super bonus, perché il super bonus ha introdotto di fatto una moneta fiscale. Ciao. Sì, quella che ricordi tu in realtà fu, diciamo, una specie di colpo di mano furbata o mossa intelligente della di Borghi, perché quella mozione parlava di pagare i debiti della pubblica amministrazione attraverso titoli di Stato di piccola taglia, che non c'era la parola mini bot, era una formula un po' ambigua, e in commissione non se ne accorse nessuno. Se non sbaglio, potrei dire una sciocchezza, ma a memoria mi pare che anche Padoan votò a favore, perché i capigruppo avevano stabilito e votò quasi meccanicamente a favore, perché la capigruppo, esatto, scusami, perché la capogruppo, adesso non mi ricordo il nome della capogruppo, non so se era Fregolent, forse mi sbaglio, però forse non mi ricordo, perché poi la cosa mi fu raccontata dai parlamentari di PD con cui parlai, a cui dissi appunto: ma che diamine avete combinato? E lei non disse: ma io di questa cosa non capisco niente, non me ne ero accorto. Cioè, non se ne erano accorti. Non se ne erano accorti. Fu stabilito parere favorevole in capigruppo e poi meccanicamente tutti votarono a favore, passò all'unanimità. Quando si scoprì sulle notizie di stampa che il Parlamento all'unanimità, quindi, aveva approvato l'emissione dei mini bot, che all'epoca erano, diciamo, una delle strategie, delle mosse per fare questa moneta fiscale, diciamo, del tesoro, per anticipare l'uscita dall'euro, lo spread schizzò alle stelle, e lì fu il ministro dell'economia Giovanni Tria che si impose assolutamente in maniera contraria e arrivò addirittura, diciamo, non informalmente a mettere a disposizione il mandato al Presidente della Repubblica, che per il Ministro dell'Economia all'epoca era l'atto, come dire, che arrivava un attimo prima della catastrofe, e quella mossa rientrò. Ma gli artefici lì furono due: c'era il lato Lega, diciamo Borghi e Bagnai, lato no euro, e Fraccaro, diciamo il lato del Movimento 5 Stelle. Quella mossa che noi riuscì nel governo Conte 1, che fu fatta in questa maniera, e cioè come dire, una specie di sotterfugio, senza dirlo ad alta voce, cercando di non farsene accorgere, nel governo Conte 2 avvenne alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti.
questa emissione di moneta fiscale avvenne non nella modalità mini bot, ma nella modalità credito certificato fiscale, che era, diciamo, l'altra modalità per emettere la moneta del tesoro, quindi come credito d'imposta anziché come BTP, come titolo di Stato. In realtà, diciamo, cambia la forma, ma la sostanza è la stessa, diciamo, è un pagherò che emette il tesoro o attraverso uno sconto sulle tasse liberamente scambiabile o attraverso un titolo di debito liberamente scambiabile, diciamo, come dire, che cambia un po' la descrizione. E voi ricostruite anche questo mitico gruppo trentino di economisti trentini che supportava l'onorevole Fraccaro, appassionati di Modern Money Theory. Sì. E quindi di Cartalis, insomma. Sì, poi per il pubblico di Liberi Oltre, diciamo, come dire, che sembra, come dire, quasi surreale, perché quel personaggio Warren Mosler che fece quel famoso confronto anche qui con Michele Boldrin, poi se ne abbandonò la discussione, che sembra, come dire, uno di quei fenomeni che tu discuti online, queste teorie assurde, strampalate, fai capire le incoerenze. C'era un gruppo a Trento che gravitava attorno all'Università di Trento, Fraccaro, un parlamentare di Trento del Movimento 5 Stelle, un meetup, e lui organizzava già prima, diciamo, nel 2014-15 dei meetup sulla MMT, la Modern Monetary Theory, questa teoria secondo cui puoi stampare tutti i soldi che ti pare e non dovrai pagarli, non ci sarà inflazione, eccetera, eccetera. Diciamo la versione mini bot, diciamo, all'americana, per dirla così. E aveva un gruppo di fondatori di alcuni academy, think tank, diciamo, di MMT, che sono... Sì, la FEF Academy, io mi sono scontrato tantissime volte negli anni scorsi con quelli della FEF Academy, ne conosco 4-5 di loro, e mi sono scontrato su Facebook, erano molto attivi su Facebook quelli di FEF Academy. E noi... per la razionalità, insomma. Noi, diciamo, alcuni di questi erano dei collaboratori, amici di Fraccaro, che diventano suoi collaboratori al governo, e da lì viene partorita questa idea, cioè il super bonus e l'idea del, insomma, il carburante al super bonus, che è la moneta fiscale. Cioè, l'altra cosa assurda, Carlo prima parlava della più grande politica industriale del dopoguerra, probabilmente il più grande buco di bilancio. La cosa paradossale è questa cosa è avvenuta, non è stata elaborata né dal Ministero dell'Economia né dal Ministero dell'Industria, né, diciamo, come dire, è stata concepita e valutata, ma è nata da un sottosegretario a Palazzo Chigi che aveva la delega all'aerospazio, che aveva un gruppo di amici che a Trento erano appassionati di queste teorie, di queste stregonerie monetarie, che ha questa idea in un periodo in cui non c'era alcuna regola, come diceva Carlo, fiscale, europea, in cui tutto poteva valere perché si era ribaltato il mondo, come dire, dovevi star chiuso in casa e quindi figurarsi se non poteva sembrare normale stampare dei soldi per rifare le case gratis, quando, come dire, si era ribaltato qualsiasi concezione della normalità, e passa completamente sotto silenzio. Cioè, ricostruiamo il ruolo che ha avuto questo gruppo, ma nel decreto, diciamo, rilancio, questa misura vi ha annunciato in 10 secondi da Giuseppe Conte, cioè non è l'importanza fondamentale del decreto rilancio, era tutta la parte di aiuti, sostegni alle imprese, sussidi, riaperture, all'inizio della fase 2 si usciva dal lockdown, quindi le persone erano interessate a cose molto più importanti e di impatto diretto, cioè sapere se apriva il bar o la palestra, se potevi uscire col cane, se potevi andare dal cugino, cioè cose, diciamo, che adesso ci sembrano fantascienza, ma quella era la quotidianità. Conte dice, in sostanza, ci sarà un super bonus del 110, non costerà un soldo. Questo non costerà un soldo è stata la cosa più costosa della storia della Repubblica, ed è stata una politica economica la più grande del dopoguerra, ed è stata preterintenzionale, perché nessuno aveva idea di cosa stava facendo né di quanto stesse costando. Ed è questa la cosa più incredibile, che poi nel libro ricostruiamo col ruolo non solo della politica, ma di tutti i gruppi di interesse, delle strutture tecniche. Io lì ti volevo portare. È il fallimento di una nazione, perciò, diciamo, come fallisce una nazione, perché non è un fallimento solo della politica, diciamo, almeno questo cerchiamo di spiegare, ma di tutta una nazione, che è un concetto un po' più ampio anche dello Stato, perché ci sono le strutture tecniche che sono la burocrazia, ma anche tutti i corpi
intermedi nella società, diciamo, che hanno contribuito a questo. Esatto, io proprio lì volevo portare così. Poi... Santino, scusami, vai, vai, certo. un tema diciamo, dalla ricostruzione di Luciana, siccome si vede bene, questa è una delle cose che voglio far vedere nel libro, che è vero che il super bonus è passato sotto il naso a molte di questi soggetti, politica, Parlamento era convinto di votare una roba che costava pochi miliardi di euro, in realtà poi è esplosa e così via. Ma all'inizio della catena, e questo è fondamentale, c'erano questi economisti trentini, Fraccaro, eccetera, che sapevano benissimo cosa stavano facendo. Quindi, come dire, è preterintenzionale se lo guardiamo dal punto di vista del Parlamento e quindi dell'infrastruttura democratica che regge il processo decisionale, ma è del tutto intenzionale da parte di coloro che l'hanno ideato. Ed è questo uno degli elementi che fa paura dell'intera vicenda, cioè che, come dire, ci sono stati queste persone che avevano un'agenda politica che diciamo, quanto più lontano possibile da noi, ma diciamo legittima, rispettabile, eccetera, e che sono riusciti a attuarla praticamente sotto il naso di tutti, non solo senza che gli altri se ne accorgessero, ma creando un contesto e cavalcando uno slogan e un contesto e una situazione in cui tutti, non è che non se ne sono accorti, hanno entusiasticamente cavalcato l'idea fino a quando non si sono resi conto che stavano cavalcando un missile terra-aria. Sì, a me mi par di ricordare che la valutazione del costo sul fabbisogno fosse circa una volta e mezzo il reddito di cittadinanza, quindi una cosa assorbibile tutto sommato, considerando che eravamo in una situazione eccezionale, storicamente eccezionale. La cosa che dice è quella più preoccupante, infatti, cioè che dei soggetti, non mi voglio neanche impegnare a dire che cosa penso di quelle teorie economiche, tanto si sa, riescano a far passare misure come queste, di cui poi tutti quanti pagano la conseguenza, senza che i corpi intermedi, gli organismi che dovrebbero fare valutazioni non partigiane e, cosa ancora più grave, gli organismi tecnici del Ministero, del MEF, e non se ne rendono conto, ci riescono. Ora, voi avete raccontato anche con dovizia di particolari le audizioni che ci sono state, no? E come queste audizioni in Parlamento sull'impatto macroeconomico del superbonus siano poi cambiate nel tempo. C'è un passaggio molto interessante sull'ex presidente di RGS, poi dopo lo richiamiamo, oppure sul diverso atteggiamento che ha avuto prima l'ufficio parlamentare di bilancio presieduto da De Pisauro e poi quello successivo di, aiutami Luciana, come si chiama? Lilia Cavallari, esatto, questo è molto interessante, però anche lì non c'è stata nessuna sveglia. Io quello che contesto è che anche quegli atti, anche quelle audizioni, mi ricordo quella di, mi pare si chiami Tremolino, della Banca d'Italia, si dicono e non dicono, comunque non sono immediatamente intuibili per chi non è un tecnico dei conti pubblici, perché ti dicono c'è qualche cosa che non va, però l'impatto potrebbe essere, tra l'altro c'è l'enorme confusione che è stata fatta, buon ultimo, da appunto il nostro Santillo sul valore aggiunto intersettoriale scambiato per PIL. Ecco, quel concetto lì, quell'identità economica viene alimentata da chi va in audizione in Parlamento e non parla esplicitamente di impatto sul prodotto interno lordo, ma parla di fatto di produzione. E poi su questo si innesta tutta una serie di equivoci che vengono alimentati ad anni di distanza dall'introduzione della norma. Io la preoccupazione è che chi dovrebbe in qualche modo fare informazione sui conti pubblici o addirittura fare controllo sui conti pubblici e non sia in grado o non voglia farlo, forse anche per pressioni politiche, io lo vivo proprio con grande preoccupazione.
Io provo a fare, diciamo, a distinguere un po' le cose che hai detto, cioè sulle valutazioni dell'impatto, diciamo, lì c'è stata una scelta politica chiara, diciamo, e anche mediatica, perché è passata da lì, nello spingere tutte le valutazioni sul superbonus, quelle iniziali, praticamente, diciamo, quelle pubbliche praticamente non esistevano, e c'erano tutta una serie di valutazioni fatte da portatori di interessi che erano i costruttori, che erano Nomisma, che operava nel settore, aveva una sezione, mettiamo anche nel libro, che legittimamente si occupava di superbonus. Nomisma Opera faceva la logica del superbonus e faceva il Censis, aveva fatto degli studi finanziati dai costruttori, dal settore, diciamo, che ruotava attorno al superbonus. C'erano poi gli ingegneri, i commercialisti, insomma tutti questi portatori di interessi che legittimamente, come dire, vendevano il loro vino e dicevano che era buonissimo e costava poco. E lì ci sono tutte queste valutazioni in cui si usa il valore della produzione, come dicevi tu, al posto di quello del PIL, e c'erano questi moltiplicatori di 3, 4 e mezzo, centinaia di miliardi, e la politica cavalca tutte queste cose per dire che il superbonus si ripaga da solo, mentre le valutazioni pubbliche arrancano, come dire, arrivano tutte dopo e in estremo ritardo. Delle valutazioni che abbiamo visto, diciamo, noi, diciamo, il ruolo più critico sin dall'inizio l'ha avuto l'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha sollevato diverse criticità che poi sono apparse sul superbonus, cioè quello dell'aliquota, ma anche quello, diciamo, sulla vicenda della pagabilità o meno del credito fiscale, che poi ha avuto un impatto solo contabile, ma è stato determinante, diciamo, nel disinnescare poi la vicenda del superbonus. Pisacqua la solleva subito, solleva i rischi di inflazione, contrasto di interesse, la moneta fiscale. Ovviamente l'UPB fa delle valutazioni, si basa, diciamo, sui documenti che a valore facciale vengono presentati da Ministero e Ragioneria, ed è stato quello un po' più critico, e le critiche poi si sono intensificate, diciamo, man mano che è andata avanti la misura. E dobbiamo anche renderci conto che gran parte della spesa è esplosa dopo, nessuno si rendeva conto realmente di quanto si stesse spendendo. Poi c'è stata la Banca d'Italia, che, diciamo, è stata molto più timida, avrebbe dovuto essere molto più incisiva, soprattutto sulla vicenda della moneta fiscale, perché nel frangente che ricordavamo prima dei mini bot, il governatore Ignazio Visco fece delle prese di posizioni pubbliche sui mini bot. Già nella campagna elettorale del 2018, prima, quando si vedeva che stavano vincendo Lega e 5 Stelle, che avevano nel programma i crediti fiscali e i mini bot, diciamo, questa versione della moneta fiscale, la Banca d'Italia pubblicò sul sito una specie di come dire, di FAQ, di domande ricorrenti e risposte sui mini bot, per spiegare cosa fossero e perché fossero problematici, non risolvessero alcuna. Quindi mentre, quindi, in anticipo cercò di evitare, no, questa ipotesi, quando quell'ipotesi è diventata concreta, diciamo, questa critica è completamente mancata. Anzi, nella lezione si dice: beh, tutto sommato fa avere casa anche ai poveri, a chi non ha capienza fiscale. Veniva visto come il beneficio, diciamo, la cosa in più del super bonus rispetto ai vecchi bonus edilizi, e in questo è stato un errore grave a nostro avviso. Però le responsabilità più grandi sono in capo al MEF e soprattutto alla Ragioneria Generale dello Stato, sulla quale voi fate una proposta. E questa è la parte che mi piace di più, probabilmente, non che le altre parti non mi piacciono, però la Ragioneria Generale dello Stato diventa, come dire, la custode del bilancio pubblico e dei conti pubblici nel momento in cui deve valutare l'impatto di una misura sensibile dal punto di vista fiscale delle entrate o delle uscite, e appone la sua cosiddetta bollinatura. Qui voi fate una proposta che secondo me è molto interessante, spiegando anche come si attua lo spoil system, no? sulla Ragioneria Generale, o come non si attua lo spoil system sulla Ragioneria Generale dello Stato. Ecco, allora, responsabilità della RGS e la vostra proposta, che mi sembra assolutamente significativa e magari può essere anche oggetto di una battaglia culturale. Ci affidiamo ai Santini, non lo so. Ma sai, la Ragioneria Generale dello Stato, in primis, perché poi questo vale in varia maniera anche per altri soggetti tecnici, quali il Dipartimento delle Finanze, in parte la Banca d'Italia e così via,
ha tante responsabilità. Una, quella più ovvia, ma per certi versi quella meno grave, almeno all'inizio, è aver sottostimato il costo del superbonus. Si può discutere del quanto l'abbia sottostimato, ma diciamo la palla di cristallo non ce l'avevano. Meno perdonabile è il fatto che abbiano continuato a sottostimarlo senza cambiare il metodo di stima, nel senso che se tu sbagli per 4, 5, 6, 7, 8 volte di fila una stima e ogni volta non è che la sbagli del 3%, la sbagli di un fattore 2, di un fattore 3, di un fattore 4, dovresti porti il problema se gli strumenti che usi sono adeguati. Seconda responsabilità della ragioneria e gli altri, diciamo, pro quota, è, mentre tutto questo accadeva, non aver cercato di introdurre degli strumenti di controllo e di limite, di, per esempio un tetto alla spesa o una limitazione del super bonus alle sole famiglie con un reddito o con un indicatore ISEE al di sotto di una certa soglia, insomma qualunque altro strumento di controllo. Terza e più grave responsabilità della ragioneria è non aver preteso per garantire la bollinatura del provvedimento, che è fondamentale, senza la quale non può essere approvato nessun provvedimento, e che è competenza e responsabilità esclusive della ragioneria, cioè nessuno le può contestare se lo mette, nessuno lo può contestare se non lo mette. Magari è sbagliato questo, però è così. Non aver mai chiesto, fino a un certo punto, l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio in tempo reale della spesa, perché una delle caratteristiche incredibili di questa vicenda è che noi fino al 2024 non sapevamo quanto stavamo spendendo, lo sapevamo con lo specchietto retrovisore, cioè noi ogni tanto usciva, non so, la NADEF a settembre e ti diceva: sapete cosa? A aprile avevamo stimato che avremmo speso 30 miliardi, invece ne abbiamo spesi 70. E mentre dicevano che avevamo speso 70, sbagliavano la previsione successiva. Il sistema di monitoraggio della spesa è stato introdotto a febbraio, se non ricordo male, 2024, quando è finito. Cioè, quando è stato chiuso il super bonus. E quindi dire: ti vengono in casa, ti rubano una volta, poi tornano e ti rubano la seconda volta, poi tornano e ti rubano la terza volta, poi tornano e ti rubano la quarta volta, vengono una quinta volta e ti rapiscono la figlia. E quando tu hai la casa vuota e ti hanno rapito tutti i parenti, i conoscenti, non ti hanno lasciato neanche le sedie, installi il sistema di videosorveglianza. Evidentemente è una cosa che non ha il minimo senso. Qui c'è un problema istituzionale, diciamo così, che noi riconduciamo a due aspetti diversi. Uno è, in teoria, la ragioneria generale è un organo, diciamo, autonomo dalla politica. Nella pratica, le stesse informazioni fatte trapelare dall'ex ragioniere generale dicevano che sì, io non l'avrei voluto bollinare, ma mi hanno fatto le pressioni, mi hanno tirato per la giacchetta, alla fine mi hanno costretto a bollinare, il che è abbastanza bizzarro, nel senso che io non credo che né col governo Conte, quindi il ministro Gualtieri, né col governo Draghi, quindi il ministro Daniele Franco, il ministro abbia legato alla poltrona il ragioniere puntandogli una pistola. Che peraltro Daniele Franco quel mestiere lì lo conosce bene. Esatto. Cioè, puntandogli la pistola alla tempia e dicendogli: se non metti il bollino ti taglio le falangi. No, non credo che sia successo questo. Sarà successo che gli facevano delle telefonate più o meno aggressive e alla fine lui ha ceduto e ha messo il bollino. Quindi la prima proposta che facciamo è garantire maggiore autonomia, maggiore indipendenza al ragioniere. Per esempio facendo sì che egli non sia più nominato, come accade oggi, dal ministro dell'economia al momento del suo insediamento, ma che sia nominato attraverso una procedura rafforzata, che è quella che si applica alle autorità amministrative indipendenti e che per esempio prevede un voto bipartisan nelle commissioni competenti. L'altro fallimento è che in tutto questo, e ancora oggi, non esiste, potete andare, chi ci segue, sul sito del Ministero dell'Economia, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, sul sito di Camera e Senato, non esiste una pagina che dica, se non in maniera indiretta in un rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che dica qual è la metodologia che ha utilizzato la ragioneria. Come fa la ragioneria a dire questo costa 100, quest'altro costa 200? Tema forse poco rilevante se la ragioneria è capace di stimare. Sai, se non sbagli, poi se tu fai stime corrette, magari il tuo metodo di stima è guardare i fondi di caffè, però ci azzecchi, quindi va bene. Ma quando tu sbagli sistematicamente, non solo nel superbonus, ma anche in altri casi, allora il tema diventa rilevante. Quindi la seconda proposta
è rendere pubbliche e trasparenti e quindi verificabili ed esaminabili dall'esterno, da studiosi, da economisti accademici, economisti non accademici, da liberi oltre, dal trio dei seguaci di Mosler, da chi ti pare, e valutare, esaminare e analizzare le stime della ragioneria. Forse se questo fosse stato fatto, qualcuno avrebbe potuto mettere in guardia che guardate voi dite 14 e invece secondo me costa 18 e magari questo avrebbe un po' contribuito a cambiare la storia. Esatto, allora il sottotitolo del libro, adesso concludiamo, come fallisce una nazione. Ora, io non credo che falliremo, ma ogni volta ci avviciniamo un po' di più, nel senso che ci provano a farci fallire, dicendoci che in realtà ci stanno portando verso un mondo bellissimo, di fatto ci spingono verso il fallimento. C'è un paragrafo, mi pare, che si chiama Gli anticorpi. Abbiamo questa esperienza ha creato degli anticorpi o secondo voi, come si suol dire, siamo fottuti comunque a prescindere? E con questo si spera che qualcosa, come ogni malattia, diciamo, qualche anticorpo te lo lascia, diciamo, quello che non ammazza, diciamo, non so se cioè, quello che non ammazza ingrassa, comunque ti fa sopravvivere, diciamo, se non sei crepato, già una buona notizia. Però diciamo sul fallimento, diciamo come fallisce un'azione, non è detto che appunto accada, ma diciamo è così, esattamente in questo modo che fallisce un'azione, cioè quando abbiamo detto fallimento della politica, perché l'altra cosa che lega un po' il capitolo è vedere come la politica all'unanimità è stata a favore al superbonus in maniera trasversale quando non c'erano le regole europee fiscali e questo ha consentito che avvenisse questo scempio. E allo stesso modo la politica all'unanimità è stata contro il nuovo patto di stabilità. Cioè l'Italia è l'unico paese che sul nuovo patto di stabilità ha avuto all'unanimità, non c'è stato un voto favorevole da parte di nessuna forza politica del nuovo patto di stabilità. Quindi c'è questo rifiuto delle regole fiscali che l'Europa, in realtà poi si capisce proprio quanto le regole fiscali europee, ma le regole fiscali in generale dovrebbero servono a garantire ai contribuenti cittadini e quanto senza le regole europee questo paese è completamente incapace di controllarsi, come il dramma e la catastrofe sanitaria ed economica della pandemia è stata vista come un'occasione per spendere, per fare i bagordi, per fare l'impossibile e non come dire un momento in cui razionalizzare le spese e fare le cose più necessarie. Quindi c'è il lato della politica, abbiamo visto il fallimento delle strutture tecniche, perché lì ci sono appunto delle metodologie che forse non funzionano, ci sono competenze, però c'è, come dicevo, anche poi delle decisioni delle persone, perché noi ricordiamo anche quando era ragioniere dello Stato Daniele Franco, governo Conte 1, c'era diciamo, il reddito di cittadinanza, tra l'elaborazione del reddito di cittadinanza, questo gruppo sempre trentino elabora il reddito di cittadinanza insieme a Pasquale Tridico dei 5 Stelle, tra le proposte di finanziamento del reddito di cittadinanza c'è tutta una teoria secondo cui il reddito di cittadinanza si pagherebbe da solo, perché dai soldi alle persone, queste persone da inoccupate diventano disoccupate, questa cosa fa moltiplicatori misteriosi, aumenta l'output gap, il potenziale si alza, diciamo tutto questo sistema. Permettimi Luciano, quella sì. Sulla gap è una truffa, diciamolo, poi magari lo spiegheremo un'altra volta, ma quella cosa scritta e detta da Pasquale Tridico sull'autogap è letteralmente una truffa, ma ci riserviamo magari poi di affrontarla. Esatto, ma quella cosa, quella teoria che è nella legge istitutiva del reddito di cittadinanza è nella cosiddetta relazione illustrativa, ma la ragioneria generale dello Stato, cioè Daniele Franco, non l'accettò come copertura, perché la teoria era che il reddito di cittadinanza si ripagava da solo, anzi costava 7 e ti dava margine di spesa per 12. Ma la ragioneria non bollinò quella teoria del cavolo come copertura e chiese delle coperture reali che non erano nella relazione tecnica. E quando tu ricorderai in quel contesto c'erano Rocco Casalino che dice faremo fuori tutti i pezzi di merda del MEF, eccetera, eccetera, Daniele Franco fece filtrare, ci fu un pezzo sul Corriere di Federico Fubini in cui diceva basta che me lo dicono, io mi dimetto e me ne torno dell'uno. E non subì il ricatto, le minacce della politica. E in quel caso, diciamo,
Nel caso del Covid, con Mazzotta, la ragioniera generale dello Stato, invece è saltata ogni tipo di salvaguardia, e non sono stati solo errori, perché come ricostruiamo nel libro, ci sono stati degli episodi sui crediti d'imposta automatici già all'inizio degli anni 2000 che mostravano questa difficoltà di controllo della spesa, soprattutto su quelli per il mezzogiorno, e dall'inizio del 2000 come prassi si era adoperato che per i crediti d'imposta automatici si inseriva il monitoraggio della spesa, che era quello che chiedeva, di cui parlava Carlo prima, cioè sulle telecamere di sorveglianza, che vuol dire che non è che io mi faccio i lavori, metto d'accordo col proprietario e poi ti mando la fattura, ma che chiedo prima l'autorizzazione all'ente amministrativo, che lo vede, mi dà l'autorizzazione, ma ha un controllo in tempo reale di quanto si sta spendendo. Che il superbonus, le spese vengono caricate anche a distanza di mesi, certo. E quindi l'amministrazione non aveva idea di quanta di questa moneta fiscale fosse in circolo, perché di fatto la stampavano i cittadini, cioè imprese e proprietari di casa. È peggio dei mini bot, perché i mini bot è il tesoro che diceva stampo 1 miliardo di mini bot, 2 miliardi, 3 miliardi, aveva il controllo della stampante, diciamo. Qui invece era una stampante decentrata, in cui ognuno, se trovava una ditta, si stampava crediti anche falsi, diciamo, come poi si è visto. E poi c'è il ruolo della società civile, c'è i gruppi di interesse, l'ABI, l'associazione che rappresenta le banche, che chiede sempre di più, spinge sulla moneta fiscale per poter spalmare questi crediti ovunque, sugli F24, sui muri, per terra, diciamo, spalmare moneta fiscale dappertutto. La Confindustria, che chiede sempre più super bonus e si oppone, che sono strutture che sono sì portatori di interessi, ma dovrebbero rappresentare anche quello che è l'interesse generale, cioè una responsabilità anche maggiore dell'associazione dei costruttori che si occupa solo di costruire case. Deve avere anche una logica più ampia. I sindacati, allo stesso modo, gli ambientalisti. La cosa che è sorprendente è vedere due mondi come i costruttori e gli ambientalisti, che in genere sono come l'acqua e l'olio, che litigano soprattutto sul superbonus, sono andati da me d'accordo, andavano tutti a favore, perché è stata anche una grossa operazione di greenwashing, cioè in nome dell'ambiente si sono bruciati 220 miliardi. E tutta questa, diciamo, rottura di tabù e di cose che non si potevano fare in tempi normali ha poi portato alla, diciamo, alla moneta fiscale, le regole fiscali che non funzionano, ha portato alla rottura di un fallimento, di un default che in realtà c'è stato ed è stato piccolo, su una speciale emissione di debito che è stata quella del super bonus, perché uno degli ultimi provvedimenti del ministro Giorgetti per evitare, diciamo, l'impatto del super bonus che si ammortizzava in 4-5 anni a seconda dell'epoca in cui è stato emesso e quindi costava tanto nell'immediato, uno degli ultimi provvedimenti è stato, per alcune tranche di queste emissioni di titoli di super bonus, di spalmarle su 10 anni. A questo, come mi insegnate tu, tecnicamente è una ristrutturazione del debito. Sì, quando è uscita la notizia, io devo dire la verità, ovviamente la commentai che questa è una ristrutturazione del debito, quindi un default parziale. La fortuna di Giorgetti, la fortuna dell'Italia è che il default parziale viene assorbito totalmente dai cittadini che ben avevano fatto i lavori o ben avevano in pancia i crediti. Però dissi anche che probabilmente, stante le regole fiscali, no, quelle relative successive all'intervento chiarificatore di Eurostat, quindi sui crediti payable, e stante la reintroduzione del patto di stabilità e crescita, Giorgetti non aveva altra strada. No, ma infatti, come molti default, spesso sono cose necessarie, non è che uno se li cerca, però era come tutti costruiamo tutti questi passaggi, uno alla volta, poi ti portano inevitabilmente a quello che è, diciamo, il default sull'emissione di titoli chiamati super bonus. Esatto. Magari Giorgetti, Ministero dell'Economia, ha messo nella sua metafora della centrale termonucleare, ha messo in una gabbia di cemento, di acciaio, e è riuscito a contenere questo fallout, diciamo, questo default solo al tema super bonus, senza ricadute sui mercati. Però tecnicamente forse è il primo default dello Stato italiano, forse, perché esatto. Su una emissione, diciamo, fosse stato una tranche di BTP, sarebbe stato avrebbe destato, diciamo, ben altre conseguenze. Boh, perfetto, cioè, in realtà ci sarebbe altro da dire, ma poi mi svegliamo troppo il libro. In realtà il libro è
assolutamente indispensabile, perché mette insieme tutti gli aspetti. Memoria mia, non me ne viene nessuno che avete tralasciato, quindi complimenti anche per come è scritto, perché è molto scorrevole, ma diventa fondamentale per la memoria, perché dentro c'è veramente di tutto, dalla storia. Poi c'è un passaggio che adesso non commentiamo, sulla storia dei bonus italiani, no? Quando partono i bonus edilizi, ma quando vengono poi messi nel sistema anche tanti altri bonus. C'è un passaggio sulle dimensioni di queste misure, che non sono nuove. La novità del super bonus è la dimensione della spesa, perché voi ricordate le baby pensioni e così via. Quindi mettete insieme tanti elementi in modo che si possa fare veramente un quadro completo e si possa avere realmente consapevolezza di che cosa è stato e di come, anche quali sono le responsabilità politiche e non politiche. Ma c'è anche un'altra cosa. Supponiamo che avvenga qualcos'altro, tipo la pandemia che fa saltare i vincoli, fa saltare il vincolo esterno, che forse è l'unico elemento sul quale non sono d'accordo con Michele, ne abbiamo discusso tante volte. Lui è contro il vincolo esterno, io dico benedetto il vincolo esterno, altrimenti ci darebbero un super bonus al giorno. Dicevo, c'è un altro elemento. Questo libro diventa un libro d'archivio. Cioè, questa secondo me è la summa di tutti i difetti della politica e non soltanto della politica italiana. Per questo secondo me deve stare in ogni libreria, e lo dico non perché gli autori sono due amici, ma perché veramente ritengo che questo sia un insegnamento di come funziona la politica in Italia, di come funziona anche l'economia in Italia e di come cittadini ubriacati dal gratuitamente ci credano. Grazie. Va bene, io sono io che ringrazio voi, grazie per aver fatto questo libro che mancava. Vi posso rimproverare di non avermi chiamato come autore, perché ci avrei aggiunto qualche porcone, avrei aggiunto solo i porconi dentro, alla fine di ogni capitolo, ma porca. Non è detto che non ci fossero e che le ha tolti l'editore. Va bene, ragazzi, vi abbraccio, grazie davvero, è stato interessante. Possiamo dire una cosa che diciamo a metà, in maniera da invogliare chi ci segue a comprarlo? Il libro comincia con una citazione positiva di Beppe Grillo. È vero, l'avevo notato, è vero. Sorpresa, comprate il libro. Rubettino Editore. Grazie ragazzi. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao.